Bentornati! Salve! Ciao! Di nuovo Liberi a Chilometri Zero. Oppure Liberi sul Comodino. Poi non ho capito se è la puntata 3 o la puntata 0.3. La puntata, forse questa in realtà è 2.4 alla 5. No, il backstage non viene contato con la puntata. E allora... 10 minuti a parlare dei fatti nostri anziché del libro? Sì. Allora, decido io, puntata 0.3, perché prima di fare la puntata 1 faccio un po' di puntata di prova. Va. Questa volta ho un libro che mi è molto caro, semplicemente perché l'ho scoperto tardi e poi ho dovuto fare una rincorsa per leggere tutti i libri di questo autore, che è David Gemmell, purtroppo scomparso, non ho idea, purtroppo scomparso nel 2006. Il suo primo romanzo, che è del 1984, è in italiano La leggenda dei tre nani, in inglese è solo The Legend. Caso particolare di questo autore, diciamo che è il papà della fantasy eroica. Infatti adesso vi leggo la preparazione così capite perché fantasy eroica. Nel libro scrisse: questo libro è dedicato con affetto a tre persone speciali, a mio padre, senza il quale il Drus il leggendario, che poi diventerà nella traduzione Drus la leggenda, non avrebbe mai combattuto sul muro di Dros del Nocpre, credo si dica così, a mia madre che ha instillato nel mio animo la passione per le storie in cui gli eroi non mentivano mai, in cui il male raramente trionfava e in cui l'amore era sempre sincero. Oh, che cosa bella. Quindi questi sono il clima del romanzo. Meraviglia. Il romanzo è stato scritto mentre lui iniziò a scrivere, alcuni racconti, cercò di pubblicare, non ci riuscì. Continuò il suo lavoro di giornalista pubblicista finché non si ammalò di cancro. In ospedale, durante la chemio, le sedute per esorcizzare il periodo di inattività e di malattia, inizia a scrivere Legend. Legend è la storia di questo Drus che viene chiamato a difendere il Drus del Nocco, questa fortezza che si trova nel punto in cui si dà accesso all'impero Drenai. Oh. Cioè, una volta oltrepassata questa fortezza, imprendibile, inespugnabile, si accede all'impero Drenai. In Adir, questa orda barbara, si ha l'assedia e cerca di occuparla. Non è altro che la metafora della... Lo dice l'autore, non è una serie di episodi, ci stanno quelli che interpretano. No, è proprio una... In un'intervista lo ha detto l'autore. È la metafora della sua battaglia contro la malattia. Tanto è vero che confessò agli amici, mentre lo scriveva, che avrebbe rivelato, deciso il finale in base all'esito delle sue cure. Quindi non vi anticipo ovviamente... Sì. È come un po' la passione di Cristo, cioè ormai sapete come va a finire. Sappiamo già come va a finire, sì. Però c'è questa figura del vecchio combattente, di questo, lo chiamano il guerriero dell'ascia, perché ha sta grossa ascia bipenne, che una ascia bipenne ci vuole sempre. Guardate, ci sono tutti, è quel genere di fantasy, difende tipo da Martin, e quello dei buoni sentimenti. Oh, cioè gli eroi alla fine, pure se muoiono, però capito... Combattono fino a che ci credono. E quindi a me è piaciuto tantissimo poi anche gli altri suoi libri. C'è anche questa vena di misticismo. E diciamo che poi c'è tutto il ciclo dei Drenai. Perché una volta che hanno pubblicato Drus, che visto che in questo momento Drus è anziano, il vecchio guerriero dell'ascia, c'era tutto da creare una volta pubblicato. Quello che è successo prima che diventasse la leggenda. Certo. E quindi, veramente, è uno di quei libri che se vi piace il genere fantasy. Ma nemmeno fantasy, il genere medioevale. Sì, perché come lo stai descrivendo non ha di quelli, non ha le caratteristiche proprio del fantasy. No. Non del tutto, insomma. Non del tutto, no, non del tutto. E vabbè, qui poi si ringrazia. Vi dicevo, è proprio quel genere di libri che vi riconcilia con quei sentimenti. No, cioè poi tu dici, vabbè, però esistono quelli buoni. Sì, ci sono i buoni, poi alla fine i buoni vincono. I buoni vincono sempre in realtà, solo che sono nei libri. Questo è veramente... In realtà no, guarda, c'è lungo termine il problema. Quando Drus arriva là, quando Drus arriva nella fortezza, no, per esempio, c'è questo conte di bronzo, che è in realtà un nobile decaduto, che ha sofferto, che non ha più il potere, che è il figlio dell'originale conte di bronzo. Quindi, c'è sempre questa sorta di redenzione, anche se la metafora è che nella battaglia, nel combattere, c'è la redenzione, qualsiasi cosa tu faccia, che ci sei, che non sfuggi, che non scappi, quindi veramente ve lo consiglio, un bel libricino, non è nemmeno, ovviamente come al solito noi vi facciamo la nostra pubblicità, digital. Copriamo la marca, ma tanto il PRST1, uno ce ne sta, è facile, e guardate che bella la mia custodia. Oh, guarda la mia, Non potrei dire, guardate la mia.
Ok. Niente, facciamo la pubblicità di questo. Che fa Lascia, così lo raccontiamo in giro. No, no, devo dire che stavolta abbiamo. È la seconda volta che parliamo di libro che ci piace, però. Vedi? La prima volta abbiamo esortito con un libro che ci piace. Cioè, estremamente cagare. E tuttora ci fa cagare. Vabbè, perché era, diciamo, un libro che ci aveva particolarmente colpito. Sì, infatti, noi e altre 21.000 persone. No, 21 milioni. 21 milioni di persone, capito? Le 21 milioni di persone represse che non sanno far altro che leggere. E adesso parliamo di un altro libro. Sì, vabbè, però rimaniamo sul povero Gamer, che sennò viene confuso con. Allora, vi dico qualche altra cosa. No, dai, raggiungi un passaggio, esatto. Allora, no, vi racconto qualche altra cosa degli atti. Allora, questo è il ciclo dei Drenai, poi c'è il ciclo dei Rigante. Sempre questi grandi, Rigante è una famiglia, ci sono queste battaglie. È ovviamente molto medieval fantasy. Però lui li ha divisi in due cicli. Poi si è anche occupato. Poi alcuni libri li scrisse postumi con la moglie, per cui purtroppo. Fu trovato riverso con un infarto la moglie mentre cercava di completare il suo ultimo libro, che poi completerà la moglie. Infatti appelleranno come coautori. Questa è una cosa che succede spesso negli scrittori del genere, perché gli scrittori del genere tendono ad andare lunghi, come dire, con i loro romanzi, e quindi concludono difficilmente i cicli. Poi vi ho detto, si è anche occupato del Leoni di Macedonia nel 92, di libri storici, Il Principe Nero, la trilogia sulla guerra di Troia. Comunque ci sono stati abbastanza una serie di romanzi storici che hanno preso spunto dal filone fantasy che aveva creato. Dicevamo qualche altra notizia, grazie Dani, anzi Gwenda, io prima che gli sto creando la guardia. Un attimo che non vorrei fare troppa schiuma. Ecco, bravo, vi facciamo anche consigli di... mesciamento di birra. Mi ero troppo lontano e poi mi ero accorta che c'era la... Perché ha messo un po' a candetta il titolo. No, il titolo, vabbè. La marca. La marca era a favore della telecamera. Comunque, raccontaci. A noi comunque ci piace assai il fantasy, penso che faremo altre puntate sul fantasy. Sì, quello storico soprattutto, mi piace molto. Guarda, sto scorrendo la sua bio. Comunque ci ha colpito particolarmente. Sì, sì. Molto, perché, guarda, ve lo ripeto, cioè, in uno dei suoi cicli, sempre ambientati in questa terra, per esempio c'è una cosa che mi è piaciuta molto, che in un altro romanzo si parla delle unioni, parliamo di Gemmell per esteso, ha alcune invenzioni geniali, c'è questo, vi invito quindi a cercare gli altri libri a leggere, se volete ci scrivete, replicate, vi dico gli altri romanzi quali sono. C'è un ciclo in cui si parla di questi monaci guerrieri che hanno i dubbi, quindi è molto filo religioso, molto vicino alla cristianità, ovviamente lui è inglese, poi che combattono contro queste unioni, metà uomini e metà bestie, quindi questo male, cioè sembra questo bene assoluto disposto a sacrificarsi e il male assoluto disposto a qualsiasi cosa che può di abbattere il bene, quindi c'è sempre questa lotta fra bene e male, ma guarda, oserò bestemmiare, ma mi piace più di quella di Tolkien col minchione con l'anello. Ma il fatto è che ormai il minchione con l'anello è diventato è un po' sputtanato. È sputtanato, è una nazione popolare adesso. Ormai tutti hanno letto. Però guarda, David Gemmell, cominciate con La leggenda dei Drenai. Se volete, rispondete al canale CIE. E vi salutiamo. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao!